Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Giuseppe Basini, onorevole della Lega, in aula con la febbre a 37,7, quasi 38. L'operatrice mi ha chiesto se avevo preso il sole. E questa è la nostra Italia, no? 37,7 di temperatura, entra nell'aula della Camera comunque. C'era il voto, sono andato a fare il mio dovere, dice Giuseppe Basini, deputato leghista, astrofisico che porta con baldanza i suoi 73 anni. Venerdì un'operatrice a Montecitorio all'ingresso prova la febbre come lo fanno con tutti. Voi sapete che le persone con la febbre devono essere subito rimandate a casa. Ha scambiato una serie di battute con la donna e mi ha provato la temperatura senza dirmi che cosa aveva rilevato. Quello l'ho appreso dopo dalle agenzie e dai giornali. Lì per lì mi ha solo detto: ha preso un po' di sole? E quindi il deputato leghista, da quello che dice, l'operatrice non gli ha detto che aveva la febbre. E quindi. Con la signora che mi dice ha preso un po' di sole, il giornalista gli chiede: ma si è preoccupato a quell'affermazione? Dice: ma no, perché avrei dovuto? Ho risposto che avevo fatto un po' di giardinaggio, ma stavo bene. Nient'altro, dice. No, poi ha aggiunto: se vuole aspettiamo un attimo. Neanche in quella circostanza mi ha detto che avevo la febbre. Ho pensato che, vedendomi un po' affannato, volesse tranquillizzarmi, ma io dovevo entrare in aula per votare. Così, dice, ho tirato dritto. Del resto, nessuno mi ha detto nulla né mi ha affermato. Lo ripeto, che mi era stato rilevato 37,7 di temperatura, l'ho saputo solo dopo. L'operatrice avrebbe dovuto fermarlo, no? Se avevo la febbre lo doveva fare, mi doveva fermare. Forse ha avuto un eccesso di cortesia e non ci siamo capiti, ma non voglio gettarle la croce addosso. Non è successo nulla di male, dice. Certo, poi dice, sono tornato a casa e non l'avevo. Anche stamattina l'ho provata, 36,2, sto bene. In queste settimane non ho mai avuto nessun problema. In aula mi sono scusato, dice, non l'ho fatto apposta, è che parlare con la mascherina non è così facile perché ha parlato senza la mascherina. Ma prima di tutto, se l'operatrice ha provato la febbre e è risultata la febbre, doveva provarla una seconda volta per vedere se lo strumento non aveva funzionato e poi doveva impedire l'accesso a questa persona. Di qualunque partito essa sia, di qualunque cosa, doveva impedire l'accesso a questa persona. E lui parla di malinteso, non ci siamo capiti. Io sono convinto, è la mia opinione, che la signora gli abbia detto assolutamente che aveva la febbre, assolutamente. Ma che lui dice che non è vero, quindi non è neanche bello colpevolizzare l'operatrice sanitaria che era lì a fare il suo lavoro, ma è troppo facile scaricare la colpa su chi non può parlare nei giornali, su chi non ha la possibilità di dire la sua. No? E quindi sì, doveva votare, ma in questo caso non poteva entrare perché metteva a rischio l'incolumità delle altre persone. Intanto la polizia che si occupa dei reati di matrice politica, la Digos, va a casa dell'ex usciere della provincia che da anni tempesta Renzi di esternazioni e denunce, chiamiamolo il suo accusatore, l'usciere. Le sue esternazioni e le denunce contro Matteo Renzi sono diventate una consuetudine per i fiorentini. Se ne parla da più di. Da diversi anni, Alessandro Maiorano, usciere della provincia, il cui attuale leader di Italia Viva era presidente, aveva iniziato ad accusare Matteo Renzi di ogni intrigo e malefatta politica e non è soprattutto di aver, e soprattutto di aver sperperato denaro pubblico.
Renzi lo ha a sua volta denunciato per diffamazione. E ci sono dei processi ancora in corso. 59 anni, questo signore sembra essere arrivati nuovi guai per Maiorano. La Digos è infatti perquisito la sua casa di Prato, come riporta la cronaca di Firenze della Nazione. Sequestrato documenti per lo più informatici, perché era soprattutto via internet che Maiorano, difeso da uno dei principi del foro, l'avvocato Carlo Taormina, scagliava i suoi strali velenosi contro l'ex presidente del Consiglio. Quindi Renzi lo ha denunciato un'altra volta, cioè Renzi a questo Maiorano per diffamazione, e così la polizia, la Digos, ha perquisito la casa, i suoi computer e anche addirittura, pensate, sta denunciando Renzi il vicino di casa che ha filmato i figli mentre giocavano a pallone in giardino per cercare di dimostrare che stavano violando la quarantena. Quindi delle persone ossessionate, diciamo che le persone pubbliche sono oggetto di questo tipo di personaggi che vivono nell'odio e nel rancore verso persone che sono in vista, che sono di successo, che hanno disponibilità economiche. E quindi il video addirittura di questi dei figli che giocano a pallone in giardino fece il giro dei social con tanto di falso commento su inesistenti violazioni del decreto per l'emergenza della malattia, diventando l'esempio di una clamorosa notizia falsa, poi smentita dallo stesso Matteo Renzi. Qui sono due vicende differenti. Intanto, cambiando notizia, il governo sta per varare un decreto legge, quello fatidico di aprile che non arriva mai. Perché? Perché non arriva mai? Perché non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Per quello di prima c'erano, presi qua e là. Per questo i soldi non ci sono neanche più da prendere qua e là. Quindi in questo decreto che dovrebbe arrivare, che non è di aprile, ma siamo al 25 aprile, potenzierà il ventaglio di aiuti a imprese e lavoratori e dovrebbe contenere anche quel reddito di emergenza che dovrebbe andare a cittadini che non hanno il reddito di cittadinanza, non hanno la cassa integrazione, non hanno la disoccupazione, non hanno nessun tipo di pensione, non hanno nessun tipo di aiuto sociale. Quindi praticamente probabilmente persone che lavoravano in nero e si sono trovate senza entrate economiche. Quindi il governo, cioè l'INPS, è in grado di far fronte a questi nuovi adempimenti, chi lo sa. Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, rende noto che l'istituto l'INPS sta facendo il possibile, dice: non ci dormo la notte per fare in modo di pagare subito tutte le prestazioni. Abbiamo già liquidato 3,5 milioni di bonus da 600 euro per autonomi, professionisti, co, agricoli e spettacolo, e istituito buona parte delle domande di cassa integrazione. Parliamo di oltre 4,5 milioni di lavoratori cui la cassa è stata anticipata dalle aziende e che stiamo conguagliando, e di oltre 200.000 a cui abbiamo già pagato noi. Dovrebbe arrivare questo reddito di emergenza che avrebbe una durata limitata nel tempo, non si sa l'importo, non si sa appunto questa durata quanto sia, ma il presidente dell'INPS dice: abbiamo gestito il reddito di cittadinanza che oggi va a 1,1 milioni di famiglie per 2,5 milioni di persone. Non ci credeva nessuno, gestiremo anche il reddito di emergenza. Sarà più o meno, dice il presidente, per 2 o 3 mesi, sarà temporaneo e sarà per famiglie che non hanno un ISEE superiore a 9.360 euro. Quindi le famiglie che hanno da 0 a 9.360 euro, che non usufruiscono di altri sostegni sociali. Fa un'ipotesi di 500-600 euro al mese per circa 1 milione di famiglie, e vorrebbe dire circa 1,5 miliardi, 1,8 miliardi in 3 mesi. Io vi
Grazie per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.